casa, lavoro, ma manco usata di cosita. Casa, lavoro, casa, paura. Che fare due metri fuori da norma. Peccati, frema e rumore. E come lisce? Casa lavoro, piglia da mia giri una mappa che la macchina si fredda. Il problema è che ti non ti si buono su il bus e su il rotonde. Il tuo paese è rotonde, bus e ferrovie. Perché mi non si buono su il rotonde? Perché il rotonde che sei in difficoltà nell'apprendimento. Come in difficoltà? Ci parli in dolce se non parlare. È mia Italia. Ah sì, come l'ha presa quella volta Carminio. È come ne so cosa manda. Come in dolce, mi sembra in dolce il rotonde. Beh, insomma, sì, sì, guarda, proprio cantarsi sì, fuori da un finestrino e via. Eh? In groom il weante tacchi gira attorno come un creep. Un fiamme sovrasterzo, sottosterzo, insomma. Gente che si piante sopra i finestrini da Rio. Sempre che serve per monitorare lo status del braccio, spingioni e... Sì, ma dopo se rompe sa perché far così. E che ne so qualcosa che hanno visto anche del peso. Che se rompe il saldo? Sì, ho decati. Dopo c'è per... No, comunque è il motore che sgorla tanto. Cioè, block? Mi metto dentro, mi non so che altre macchine sia così, non riesco mai a un buon modo a provare. Guarda questo qua. Il cambio automatico. Cioè, se mi metto prima sulla macchina, capo, mi punto sulla macchina e si muove. Allora, stai fermo visto che sei in marcia. Sì, ma si muove tipo 20 cm in avanti, 20 cm in rio. E ora siamo abbastanza... Par che sia con un laschetto piccolo sul pignon, magari, roba così, in granaio. Non dice il fuori. Mai. Ecco, la prova l'abbiamo controllata. Sì, ma friccino tiene perché se mi butto su in 2000 giri e stacco è colpo a ciappa. Allora, devi pensare per trovare il motivo. Tenendo conto che sia diesel. Su 2000 giri dopo te stacchi e non è proprio salutare. No, è 2000, non so. Il stacco e devi avere la fiscia. A parte. Scarico. Era una vecchia per me. Gattaccia poi sotto, così. L'unico... Sì. Ah, non scarico da che mi no, penso che l'avevo... Avevo un 4 cilindri. È 3 cilindri le masse. Ma non lo gana 4 cilindri. No, parli di dire, calche ma ultimamente, calche mattina... Che calche mattina, che parto... Che parto... Tipo amando, non so, 2000 giri... Stacco un po' a frizione, che avevo a partire... Da 2000 giri a passa a 900, mi pianto tutto l'acceleratore, sta là, mie 100 giri, mi tocca ristruccare la frizione, rifare che ci appare sia, rimuovere la frizione, allora dopo, fumando per aprire la via. Nel senso che si ingolfa. Perché penso che diventerà un monocilindrico prima o poi? Perfetto ingolfare la ticket e si su da giri. Ma le singole Marco, molto, allora primo consiglio. Cambio cavale macchina. Scarico. È scarico, no. Le già sta a cavare. Non sai che sia le modifiche che non c'è, il motore non tiene. Ma è modifiche non sta... robe da centralina forse. No, ma è modifiche se sta fatte leggere. Secondo me si perché se o se è freddo o se è gasolio un po' sporco. Migliorie. Un litro di benzina anche a pompa perché rifai il filtro, fa tutto nuovo, può cambiare il filtro gasolio quindi 20.000 km fa ho cambiato il filtro gasolio dico scritto tutto ora il cambio dell'olio potrà il cambio dell'olio no. Le 35.000 km può fare il cambio olio. Che cambio olio se ogni 35.000 km. No, scusa, ogni 15.000 km. Consiglio mio. Essendo diesel ogni 30. Se porti no, da no. Ogni 15.000 km cambio l'olio. Ogni 15.000 cambio l'olio. Mi cambio l'olio. No, porta la meccanica. Mi cambio l'olio. Meccanico non è in grado di cambiare l'olio. Ma olio di frigo o olio... può cambiare l'olio. Sì. Ma è troppo a cambiarlo perché i 15 sono di benzina. Ah, che c'è scritto ogni 15 o ogni 20.
No, ogni 15. Su qua che tendo a cinghia perché c'è scritto 210.000, a cinghia c'è scritto 210.000 km. Ho parlato con uno che ha fatto meccanico e fa guarda che mia cambiava ogni 120.000. Io darei un'occhiatina magari. Sì, ma sul libretto che ha scritto 210.000 km sostituire la cinghia vuol dire che a 190.000 te capi ti apporti fare a cinghia. Sì, bisogna vedere cosa intendono perché Mari. Come che Ado parlava che altro bisogna vedere. No, bisogna vedere come che avendo parlata perché esatto. Se tu devi fare i manco chilometri a duro del piede normale. Capito? Cioè una roba se fa se fare 200 km a 2000 giri, un'altra roba da fare 200 km a 5000 perché a 90.000 giri. Metà te tocca fermarti che altra metà te muoi scasare ed è tuo. Cioè, ma, perché ma loro intendono Se avessero da fare sempre a casa tua pizzeria, sarei ferma ogni 2 metri, penso. Ma che mi boh, casa lavoro, basta con la macchina, cioè c'è Padova. Pide 2000 giri. Pide 2000 giri nuova perché ma se freddo, adesso se freddo e ti tocca andare via tranquillo perché sennò se pianta i pistoni sul balcone. Ah ma quindi prima o poi vedremo una cosa del genere. Mi spero no, perché sennò ci sono una realtà dei porchi. Beh cos'è da buttarla via, sì magari. Beh che cambio il motore, avevo in demolition che ho fuori un altro motore. È bravo. V6 della Golf. Bene, il V6 della Golf. Non che sta. Marco, ti slonghi il cofano. Aspetta un secondo, ma non ti sembra che sia un fiatin che ho attrappato io l'ho detto. Un fiat. It's a top della torre. Ho sempre vinto quasi a macchina per me. Per me? Sì. Quasi. E le microcar. E il Golf, no. Golf 4 R34. E il Golf. Golf stata serie con il motore del V6 3002 decina R32 prima che mi piace poi sì, però come cioè mi perché dopo anche la polo con il V6 carica quindi dai è Asepi Granda. Cioè, vedi Marco con una macchina bella potente che va Marco, giro Marco, così. Marco, su Google che ordina la macchina. Sì, mammino, posso comprare una macchina nuova e vuoi caricare 4.000 conti, man. Marco, il Golf 4 è del inizio domenica. Ah. È quello che hai i marocchini qua davanti e ora. Pecciamo per uno e loro. Io voglio. Oh Marco, vendo tappeti. Mi tocca mettere un tappeto per Adrio e vendere tappeti. Ma siccome... alla fine non stiamo comprando niente. Ah sì, appunto, per colpa come. Marco mi dai permessi? Ora le... cazzo di... ah, ora della fine, ora della fine va a finire come che altro gli spiaia che vendeva tappeti e mio amico che diceva Tino te a vendere tappeti da vendere cammelli perché ti fai pischiare i cammelli e lui sì, tu per ragione ma qui cammello non c'è, io vendo tu il tappeto, no macchina d'elettronica costa gara tutto traction ecco a posto perché sei capito. Magari perfino il start and stop automatico. Che c'è scritto start and stop non disponibile. Anche l'ha cavato praticamente, credo che ha detto aspetta che no, cavo. No, non l'hai cavato, cioè che non è disponibile, non si sa mai. Non è disattivato, non è abilitato la centralina. È che ha funzionato tre volte e dopo non disponibile. E che sente che il motore lento. Sarà stato un simile. Che sarà andato in figa. Che senti chi che ad opera che non sei molto... Comunque ogni volta che sui giri mi porca soffra, non so. Anche perché se con le partenze che ti vedi, se avessi start and stop te a mettere un motore di avviamento, dico. Quella è la vita cosa c'era. No, io ho pensato un bel pick up wow. Ma un pick up io. Va bene. Sono d'accordo. Io ho un pick up, vai in figa. Sì, e dopo fa piede benzina e il grillo perché ha finito schei. Bel pick up vuoto. 6 litri e 2 turbo. Se no che altro se tu hai la classe A 180 tipo in A45S. No, ancora non posso tornare una macchina lussuosa con i lavori che faccio. Va bene, che altro macchina
gente che io che ho carica 4 quintali di roba. Domanda che ti ho preso, ti ho preso il frugo. È di prima che ieri a caricare una salda tricio flessibile, una verga e ferro rusone, una ciccia, una tanica di olio, onta di olio. Lì era molto serio. Sì, di fatti, ogni volta che sei qualcuno mi tocca fare il di prima ne tarto la macchina. Dai, il frugondo tuo papà, dici papà, prestami un attimo il frugondo, ho un po' di roba. No, tutto è un coso, tutto è un doppio. Ma c'è oggi il baluto che mi trae dentro il posto da solo. Tutto il passa, vecchio. Ti ho te sgarri, ti vuoi fare l'inquinamento tiri. No, mi tocco, mi sono dato da mio amico che... No, colpite quello. Beh, a tema sturbo. No? A lancia tema. A tema sturbo, a lancia tema. Ma va in figa, Dio. Guarda che è la macchina del signore gli anni duro. Dopo sì. Anche il Golf 4 sarà un mostro. E ieri la macchina di mafiosi ha lanciato tema. Volvo V40. Oh, i politici stranamente tirava con quella. E poi ci si attivo a lanciato tema, con tema sturbo. Oh, ma si fa una maniera di sognare. Oh, e quando andiamo fa preventivo il citofono? Quando sto caso? Cazzo, insomma, mi non sono mai a casa. Come fai? No, questo sarà il fine del 1° marzo. Vabbè, quando devo andare? Tu ci dovevi lavori. Anche a me quando che io a fresare mi serviva chi fa lì là. Cazzo, io a fresare sto tutto. Oh, non è più un cazzo, ferma, dai una pacca. Ma è la seconda volta che quando si muoio fresare, perché mi fai e mi va. È la seconda volta. Una ieri con casa. Una è stato quello e un'altra mi si è capitato. Adesso tre volte si è passato e adesso tu riesci a funzionare. Alla quarta Marco rifà l'impianto del no, toccati sì. Cazzo. Alla quarta la guarda è una paca. Travolgo l'impianto del trattore o fo come che dico mi, io proseo, non è possibile. Metto un bel blocco di relè dove che dico mi comodo e accessibile, porto un cavo da sera se quadri, che tu capito. Alimentazione diretto dall'alternatore. Orca madonna. Metto un fusibile da finta a fine puntata c'è un fuori onda. Oh bene, annuncio speciale perché sta seguendo questo video ignorante. Mi sembra, o non so sia la 39, la 40 o la 41. Ah ma aspetta, è già uscita però. O oh, no, aspetta, è ancora uscire. No, una che non è uscita, allora la 40 penso. Aspetta, c'è un fuori onda. 36. Tipo no. Sicuro ci sono io in mezzo. Sì. Oh, dai, adesso si ricorda anche la cosa che gli ha detto. Qua vocina. Mentre io l'ho preso anche io nel video ignorante. No, no, niente vocina, era una questione diversa. Podova dignità, due parole cantate. Aspetta, no, no, cosa? No, ma ti aspetta. Questo podò è dignità, due parole cantate. E non ricordo se ce l'ho ancora, e non ricordo se ce l'ho ancora, ma ce n'era uno che c'era di mezzo anche casi. Attenzione, beh, non vedo che esca la puntata così vediamo un po' che braccia di puttanata che sono successe. E anche lì la parola dignità va ancora più. Beh, Marco, la tua dignità è già finita da quando mi sei stato a fare video ignoranti. Marco, quando? Sarà l'inizio! Lunga vendetta! Ma in quanto la mia aspetta, mia dura aspetta, anni aspetta. Non ricordo ma se recente insomma recente fresca penso, fresca penso se una dei suoi puntate già uscite ma se mi fai una cosa di ah ma quindi... non te l'hai messa quindi. No, l'avevo messa, ma dovrei averla ancora su Yerdis. Potrei estrapolarla e... Che roba ieri, anche adesso non mi è come ricordo. Non è che per caso c'entra roba... quel cubotto che l'avete nascosto. È una roba un po'... Se mi ha fermato, spero. Puitto! Volevo fare l'ultima parte dell'inquadratura, mi ha pinciato prima. Mi fermo a guardare. E passioni perverse. Aspetta che esprimo ciò che sta pensando Marco adesso. Ah, che roba pregiata. Oh, giusto, diciamo che
cioè se fermava 3 secondi dopo era meglio, perché continuava un po' l'inquadratura che era il mio 3 che correva con la Drill Class. Ardischio incolmato il tracollo. Ecco. Bravo Marco. Ciò che ha detto Marco. Dopo Messico e dopo addio. Bene, questo è il terzo dischio incolmato. Pagi Rocco Siffredi, in poche parole. È ora di aggiungere altri due dischi che ho già dentro il cassetto. Quindi praticamente Marco adesso farà una tirata, 48 ore continue, a sistemare con tutte. Mamma cari. Adesso mi trovo a dire di ferie. Scusa, no, sono tanti cazzo dei video vedo. No, il problema è che... gioca tutti i porno di Sasha Grey dedicati a Zubi e porno. Molto altro che non specifichiamo. Mico, porno no. Mico, hard disk per video giochi e programmi attualmente sì proprio. Aspetta, attualmente non interessa anche i film. Attualmente giochi e film. Attualmente a te non ti interessa. Attualmente lo spazio totale da me disponibile, lasciando perdere un attimo l'SSD del sistema operativo, è di soli mezzo giga. Non la considero assolutamente una. Not con, stocks. Tenendo conto che lo spazio totale è di 3 tera e mezzo. Okay. Ma non ti chiedo tra i video ieri sera apposta per liberare. Sì, ma non tutti, perché pide 4 rendering simultanei. Non so che cioè dopo si incasina. Dopo ti tocca svegliarti in piena notte con l'estintore in mano. No, perché dopo crasha smari sono i Vegas e mi si ferma tutto. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga!